cordiale saluto a tutti gli appassionati di bocce e non solo da Trezzo d'Adda, provincia di Bergamo, per la terza giornata di campionato specialità RAF, la gara tra Tritum e Montegranaro. Due squadre ancora ferme a zero punti e forse questa è la sorpresa di quest'anno, con il Montegranaro lo scorso anno quinta, quest'anno deve ancora raccogliere sia un pareggio che una vittoria, quindi ancora ferma a zero punti, così come il Tritum, che è una squadra neopromossa. Al mio fianco per il commento tecnico Francesco Ferretti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, questa è un po' la partita in cui Montegranaro deve assolutamente almeno raccogliere un punto. Sì, in realtà è nella stessa identica condizione anche la Tritium, tutte e due a zero, tutte e due che hanno bisogno di fare punti per smuovere un po' la classifica e cercare di entrare in questa stagione agonistica. Classifica che vede la Pinetina, Fashion Catelle, Mulazzani al comando con 6 punti, chiudono Fontespina e Montegranaro e Tritium a 0, ma ora andiamo a sentire le interviste di inizio gara. Noi ci aspettiamo di fare un incontro valido, un buon incontro, sappiamo che abbiamo davanti una società pure che non è meno di noi, che è una buona società, speriamo di fare un buon incontro, vinca il migliore e ecco, e noi abbiamo nemmeno un punto ancora, abbiamo avuto il primo incontro la Pinetina, il secondo incontro Treviso, perciò ecco, c'è fame di punti, bisogna incominciare a fare qualche punto, diciamo, ecco, vinca il migliore. Sicuramente non è un incontro decisivo ai fini del risultato finale, perché anche noi paghiamo lo scotto di questa promozione. Giocare in Serie A non è come giocare in Serie B, come in tutti gli sport, quindi troveremo sicuramente delle difficoltà maggiori. E abbiamo anche avuto il problema del cambio di alcuni giocatori, quindi ci manca anche l'amalgama proprio della squadra, che pensiamo che col tempo di acquisire, quindi vedrete che qualcosa di buono succederà. Sicuramente non è lo scontro salvezza, è un incontro come gli altri, ci aspettiamo almeno di smuovere la classifica. Allora Francesco, vedremo se succederà qualcosa di buono. Avete sentito, entrambe le squadre hanno fame di punti, ma soprattutto Montegranaro deve assolutamente conquistare un pareggio, almeno una vittoria, per un po' cambiare l'andamento di quest'anno dopo due partite e zero punti. Allora vediamo se oggi contro il Tritum, squadra neopromossa, riesce un po' a invertire questo trend negativo. Impresa che comunque non sarà ovviamente facile, ma insomma si gioca in casa della Tritium. Noi siamo con le immagini al primo set della coppia, con il parziale di 6 pari. Una partita che sinora è andata sui binari, diciamo, della regolarità e della parità sostanziale fra le due formazioni. Gioco corto per allora si arriva agli 8, quindi questo potrebbe essere già il gioco decisivo che decide il primo set in campo per Tritium. Renzo Tosca con Alessandro Fasulo, risponde per il Montegranaro Alvaro Montecassiano e Fernando Rosati. Bella bocciata, ecco, proprio di Rosati in questo momento. Una bocce blu scura per il Tritium e risponde Montegranaro con le bocce gialle bianche e gialle. Sì. Allora stiamo seguendo ora l'accosto. Siamo già alla terza boccia giocata, un primo accosto di Montecassiano del Montegranaro buono, ha tolto il punto Fasulo molto bene, altrettanto bene ha colpito Pulito la boccia del punto Rosati, di nuovo toglie il punto Fasulo, vediamo adesso se risponderà di nuovo alla volata Rosati. Allora c'è l'arbitro a prendere misure con Rosati ora che va alla bocciata. L'arco di 40 cm consueto. Ne prende un pizzico in testa, la boccia addirittura torna indietro. Sì, tanto che efficace, non basta per far andare a punto la non una cosa che squadra. Capita a ogni bocciata, no. Insomma, boccia che torna addirittura indietro. Allora, la risposta di Renzo Tosca. Ci pensa un po', potrebbe tirarla 6 pari o accostare. Ricordiamo intanto che dopo la prima tornata di set ci si trova sul 3-1 in favore della Tritium, quindi 3-7-1 dopo le due terne vinte della formazione di Bergamo, che quindi potrebbe aggiudicarsi questo primo incontro.
pessimo accosto, sì, quello di Tosca dopo, ci ha pensato, sì, anche un bel po'. Boccia veramente corta, siamo appena oltre la linea dei 14 metri, quella sarà se no sui 13. Quindi ultima boccia ora a disposizione per il Tritium con Alessandro Fasulo. E Tosca è il bocciatore che sta, che ha tirato adesso. Scusatemi, sì. Il bocciatore che ha cambiato completamente angolo, ma guardate, tira una boccia, sì, lunghissima, sì, è andato, sì, in, sì, completamente nel pallone. Una boccia veramente, sì, questa inspiegabile. Veramente pessimo questo tiro, allora... La risposta di Alvaro Montecassiano. Che tira per chiudere il set. Eh sì. Settimo punto in terra. Sì, vediamo se riesce a chiudere qui il set. Laterale, penso proprio di sì. Sì, sì, è passato. Sì. E infatti, allarga le braccia sconsolate Fasulo. 8 a 6 quindi per il Montegranaro. Tosca, che ho visto confabulare con il suo allenatore mentre passava dall'altra sponda, credo la sostituzione a questo punto sia abbastanza scontata, e infatti raccoglie anche l'altra boccia. Quindi cambio nella squadra del Tritium, esce Tosca ed entra Ceresoli. Sì, Davide Ceresoli, giovane, bocciatore anche lui, è l'allenatore che conforta con delle pacche sulla spalla Tosca. Ma veramente autore di una prestazione, qui, sei pari. Davide Ceresoli fa il suo ingresso in campo. Il Tritium ha perso il primo set 0-2, 2 pari, 3-2, poi un tiro nullo, 4-2, 4-3, 6-3, 6-6 e infine Montegranaro ha chiuso per 8-6. Con due tiri sostanzialmente, 5 punti in due tiri ha chiuso l'incontro. Campi belli. Fondo giallo, 27 metri, una scorrevolezza regolare, un'ottima pavimentazione per tirare, per bocciare sia di raffa che di volo. Allora, il tiro di Alessandro Fasulo, la risposta di Alvaro Montecassiano, il suo accosto. Anche qui bisogna vedere se il cambio del set e soprattutto la sostituzione, notoriamente è una qualcosa che spezza un po' gli equilibri psicologici delle partite, le sostituzioni in corsa. Non toglie, non lo fa stavolta il punto. No. Montecassiano, che ha giocato piuttosto bene, sia nuovamente bene. Montecassiano al tiro, il suo accosto, vediamo se questo va a miglior fine. Sì, sì, toglie il punto lungo, ma insomma toglie il punto. Toglie il punto, sì. Incontro al secondo tentativo, che a questo punto è sul 3-2 come set, proprio in virtù di quello appena concluso il primo set di coppia. Di là intanto si allora sta disputando l'individuale fra Angrilli e Manghi. Angrilli Montegranaro. Seconda boccia per Fasulo. Non sembra aver fatto punto. No, scuote la testa anche il Montecassiano della Montegranaro, infatti l'arbitro dichiara il punto. E allora vediamo come si comporta Davide Ceresoli, entrato in questo secondo set al posto di Renzo Tosca. Vediamolo. Richiama la giocata in accosto il suo compagno Fasulo, cambia angolo, si mette dalla parte opposta, taglia tutto il campo. Sembra piuttosto sembra lunga. Questa. È buona perché si è appoggiata, ma insomma, sì, ha mosso tutto, pallino e bocce, diciamo. Se non c'è vantaggio è stata una gran giocata, ma piuttosto fortunosa. Vediamo adesso l'arbitro. Due punti a terra. Eh sì, non c'è niente da... nessun vantaggio, nessun pezzo, ha fatto 70 centimetri. Un buon ingresso, dai, quello di Davide. Indubbiamente per la Tritium. Eh sì, non c'è nessun vantaggio, nessun pezzo, 70 centimetri, per cui non si può ricostruire il gioco. Due punti in terra addirittura. E nemmeno bersaglio, come abbiamo visto da questa inquadratura, quindi situazione ribaltata. Rosati viene a vedere il gioco. Allora, due bocce ora a disposizione per Fernando Rosati. Vediamo, stanno studiando la situazione i due giocatori del Montegranaro. Rosati categoria 1. Stanno consultando, vediamo che... Così come anche Fasulo. Che giocata decidono di fare. Probabilmente dirà di tirare la boccia del punto, quella più verso... di lui, la più corta, per cercare di rimpallarla. Quindi prevedi una bocciata? Sì, penso di sì. E se la tira, a quel punto dovrebbe tirarla di sottomano per cercare di rimanere sul gioco.
altrimenti dovrebbe venire in accosta. Allora, vediamo cosa decide di fare. Da lì tira. Cambia impugnatura, ecco, sta probabilmente tirando sotto mano, eccola, la prende piena, l'impugnatura della boccia. Vediamo, movimento Rosati. Particolare, fa una specie di virgola all'inizio, ma colpisce solamente una. Comunque toglie un punto. Sì. Leva adesso, un punto, quindi al Tritium, vediamo. Con ogni probabilità a costa, eccolo, infatti. Ormai non rischia in impalli né. Tra l'altro lui ha appena terminato l'individuale nella precedente tornata su quel campo Rosati, ha pareggiato 1-1. Vediamo il suo accosto, sembra corto, vediamo. Sì, non ce l'ha fatta, non credo che non ce l'abbia fatta, no. No, infatti. Fa solo giocatore campano. Allora, vediamo la seconda boccia per Davide Ceresoli. Dubito che riuscirà a ripetere la stessa impresa. La giocata impresa di prima, però vediamo. Stavolta va in boccia la sua corta. Addirittura potrebbe entrare anche questa, vediamo un po'. Abbiamo la visuale coperta. Sembra esserli vicino, ma non credo ce l'abbia fatta. Ah, un punto sicuro. Sì, sì. Uno solo. 1-0 per il Tritium, che quindi parte bene dopo aver perso il primo set. Nel primo gioco del primo set in vantaggio il Montegranaro per 2-0. Ora stanno ruoli decidendo invertiti, 1-0 per il Tritium. Stanno decidendo dove posizionare il pallino. Scelgono la sponda alla loro destra. Tra le due righe, lì è obbligatorio tirare di volo, ricordiamo, in base al regolamento internazionale versione Italia. Allora, Fasulo al tiro, il suo accosto, vediamo. Fasulo che ha terminato proprio 1-1 proprio con Rosati su quello stesso campo e devo dire ha giocato piuttosto bene in accosto. Fasulo continua, sembra continuare il suo accosto, sì. Tirerà di volo, immaginiamo, Rosati. Ecco. Allora vediamo la bocciata di Rosati. È alta, no, colpisce il pallino. Possibilità di ricostruire il gioco per Montegranaro, ovviamente prenderà questa. Quindi via la boccia di Rosati e il pallino torna dove era prima. Questi sono tutti i set, ovviamente, proprio per la situazione delle due formazioni, delle due squadre, a zero punti. Tutti i set sono estremamente tirati, per certi versi anche un po' nervosi proprio perché. Allora vediamo Montecassiano, il suo accosto sembra largo. Ma vediamo, rientra. Sì, buon punto. Montecassiano anche onestamente ha giocato bene. Ma l'incontro non è stato brutto sinora, un incontro giocato più che altro sul filo della tensione. Non tirano, preferisce accostare ancora. È sotto sponda, sì, potrebbe appoggiarsi o toccare la sua, vediamo. Allora vediamo il tiro di Fasulo. La tocca, si apre. La sua. E avvicina anche un po' quella di Montecassiano. Allora vediamo di chi è il punto. No, non credo l'abbia fatto. L'arbitro è Fabrizio Zecchi. Sì, del comitato provinciale di Como. È un arbitro provinciale. Adesso misurazione stretta. Con le due staffe corte della stecca di misurazione. E infatti il punto resta per il Montegranaro. Sì. Allora vediamo accosto. Davide Ceresoli. E a questo punto ovviamente non può più tirare perché rischierebbe di muovere tutti i pezzi in campo, quindi di nuovo in accosto. Cerca sempre di sfruttare la sponda per rientrare sul gioco. Beh, sembra però ottimo questo suo accosto. Ma è un po' lunga, bisogna vedere. Probabilmente c'è il vantaggio di rimettere a posto quando un pezzo toccato, la boccia tirata fa più di 70 centimetri. Sì, ecco, sì. E infatti lo sta misurando. E infatti dichiara il vantaggio. Niente. Ben tirata ma lunga. Sì. E a questo punto continuerà. E quindi ultima boccia per. C'è il gioco del pallino, si vede, adesso è visibile. Tritium. Ultima boccia nelle mani di Davide Ceresoli. Vediamo il suo accosto. Stessa strada di prima, ovviamente. E stavolta tocca la boccia. Beh. Fa il punto, sì, fa il punto sicuramente. Sì, sì. Forse addirittura. Due, dici? È da vedere, perché l'ha spostata anche l'altra, quindi potrebbe essere rientrata.
Rosati chiede il permesso per vedere il gioco da vicino, eccolo. Giustamente. Permesso accordato. Adesso potrebbe tirare il... Allora, due vediamo bocce innanzitutto... ancora a disposizione per il Monte Granato. Sì, sì, è bersaglio, sì, ha toccato poco il pallino viene riposizionato. Sono probabilmente tre pezzi, pallino, boccia del punto e secondo punto, la terza ovviamente quella a destra del pallino non fa parte del bersaglio. Ricordiamo sta conducendo 1-0 il Tritium in questo secondo set. Il secondo punto è di questa corta, l'ha dichiarato quindi adesso. Ora ha due punti a terra. Sì, è una situazione un po' ingarbugliata perché c'è il pallino, traffico, tutte bocce, diciamo. Sì. Potrebbero tirare il pallino se va giù. Loro hanno ancora due bocce. E potrebbero anche richiamare il time out in un'occasione come questa perché bisogna... Sì, consultano. Continuano a decidere. Monte Cassiano e Rosati. E infatti chiamano il tempo adesso. I 60 secondi a loro disposizione stavano per terminare. Hanno preferito chiamare il time out. Arrivano a vedere il gioco con l'allenatore. Due minuti e due time out per ogni set. Allora, l'ingresso del loro coach. Non è una situazione facilissima. No. Dichiara Antonio, si l'allenatore del Montegranaro. Sì, guardate. Ma diciamo che lì Alan potrebbero scegliere per l'appunto di tirare o il pallino direttamente, se non va fuori o comunque insomma arriva alle tavole, di bocce ne hanno ancora due per poter fare dei punti, oppure tirare una di quelle corte per cercare di aprire il gioco, ma insomma è tutto veramente estremamente ingarbugliato, bocce che sono nel fazzoletto di 30 centimetri di raggio, e infatti ecco di gara il pallino, a questo punto hanno deciso, sopra mano, non dovrà tirarlo troppo forte altrimenti potrebbe uscire, vediamo. E allora vediamo Rosati. Colpisce, pallino si muovono anche le bocce, non va come sperava, si vede anche dalla gestualità di Rosati. Sì, sì. Punto sì. Che resta punto all'avversario, terra, anzi per due per l'esattezza, però insomma uno è veramente largo. Sì, sì, beh. Diciamo che adesso un buon accosto. Sì, potrebbe realizzare il punto, ma ripeto, Montecassiano sinora è stato piuttosto affidabile. E infatti lo fa agevolmente. Sì, punto per Montecassiano, 1-1. Perfetta parità. Immagino che se ne vedranno degli altri di... time out, perché ripeto la posta in palio per le due squadre è alta, tutte e due sono a zero. Eh sì. Partita male poi la Montegranaro anche in questa occasione, sotto di 3-1 dopo la prima tornata, 3-2 in questo momento perché la formazione di Ascoli ha vinto il primo set della coppia. Allora Montecassiano. Gioco corto, sotto la spalla di destra. Sì. Buono, ottimo. È oltre, ma insomma è una distanza veramente ridotta, per cui è sola. Ecco, quindi ci saranno 15-16 centimetri. Loro giocano in casa, quindi vogliono sfruttare. Guardate come ha proprio appoggiato la boccia per terra Alessandro Fasulo, l'ha accarezzata. Ma non è arrivata. Comunque è un buon accosto. Infatti adesso la fa tirare dal suo bocciatore, Ciresoli. Di volo. Eh sì, ora cercheranno di spazzare via la boccia di Montecassiano. Prima bocciata per lui. Vediamo la bocciata di Ceresoli. Ne prende quanto basta. Sì. Beh, buona la sua stile bocciata. Particolare anche il suo. Allarga un po' le braccia. Sei passi e fa la stessa cosa. Infatti, il secondo punto dentro è il suo. Quindi Rosati, anche lui dichiara il volo. Quello precedente l'ha fallito. Allora vediamo ora la bocciata di Fernando Rosati. È alta anche stavolta. A vuoto. Lunga. Si danna un po', ma può capitare. Eh sì. D'altronde Rosati è un ottimo mediano, un ottimo individualista, ma spesso e volentieri in formazione l'ho visto fare il primo di coppia, quindi il puntista. Adesso sta facendo il bocciatore con Alvano Montecassiano.
Allora vediamo l'accosto quindi di Monte Cassiano, sempre sfruttando la, sì, il la cordolo sotto. Beh, sembra ben giocata, ottima sì, questo accosto di bene, Alvaro Monte Cassiano ha rimediato all'errore di Fernando Rosati, la sua bocciata lunga. Ma adesso c'è Resoli il compito di farla pulita, vediamo o quantomeno se ci riesce. Di provarci, si angola per farlo, ma la colpisce male, si muove il pallino e vediamo dove va. Due punti addirittura restano alla formazione di Montegranaro, infatti vedete che scalcia Ceresoli. Ultima boccia in mano per entrambi i giocatori, sia per Fasulo che Rosati, ma il sopraboccia è di Rosati. Possibilità di fare diversi punti, vediamo come la gioca Fasulo. Ottimamente, sì, ottimamente. Sì, buono, la giocata lunga, vede, si impalla quasi con il pallino, bella boccia, non, sì. non è una raffata o un volo facile, comunque la tira di raffa Rosati. Non si fida di tirarla di volo a quella distanza e anche di raffa non è una bocciata semplice, sopra mano. Alza un po' la traiettoria, la colpisce molto bene. Addirittura cerca il ritorno della sua boccia lì. Due già in terra, no, soltanto due. Cioè, soltanto due, si fa per dire. Due insomma... punti, quindi per Montegranaro, 3-1. Gran bella bocciata la sua, c'è, perché c'è. Lui l'ha presa, ma insomma era con il pallino davanti, intorno ai 23 metri, non semplicissimo. Quindi, situazione capovolta, è partita bene il Tritium, 1-0, 1-1, ora 3-1 per il Montegranaro. Montegranaro che si è aggiudicato il primo set per 8-6. Dopo quella coppia di errori, bisogna dirlo onestamente, abbastanza inspiegabile di Tosca, del bocciatore che poi è stato sostituito da Davide Ceresoli. 9 giochi nel primo set prima di aggiudicare il vincitore. Quindi tutto sommato sembra equilibrata la partita tra Tritium e Montegranaro. Rispecchia un po' la loro classifica fondamentalmente. Sì. Pallino corto di nuovo per la Montegranaro, ma prima boccia stavolta di Montecassiano non impeccabile. Toglie il punto, ma anche Fasulo non stringe poi così tanto lo spazio al suo avversario, che infatti prova a entrare dalla parte più ampia del campo. Dall'angolo, tagliandolo tutto, toglie bene. Alla bocciata a questo punto Ceresoli. Allora vediamo cosa riesce a fare Davide. 40 centimetri, consueto archetto tracciato dall'arbitro di partita. Ecco la sua rincorsa. Colpisce perfettamente. Ottima. Resta sul gioco. Bocciata di Davide Ceresoli. Costringerà sicuramente a tirare il pallino la formazione di Ascoli, vediamo. E infatti. Allora vediamo cosa decide, cosa fa Rosati. Sopra mano. Lo colpisce. È importante anche questo, non c'è due punti in terra. Sì. Porta invece il gioco alle tavole. Con due punti. Non strettissimi, ma siamo sempre intorno ai 28 metri, 27 per l'esattezza data la lunghezza del campo. Montegranaro sta conducendo 3-1, ora ha due punti a terra, vediamo cosa riesce a fare il Tritium. Fa solo all'accosto. Sembra buona, è ottima la sua boccia, sì. Direi proprio di sì, quindi punto a terra ora per il Tritium. Boccerà, immagino, Rosati. Eh sì. Eccolo infatti alla bocciata, con la sua prima caratteristica partenza laterale. Sì, molto particolare questa. La colpisce, la centra, non perfettamente, avrebbe dovuto schiaffeggiarla un po' sulla parte destra. Terra, esatto, però fa il punto, quindi. E tra l'altro non può tirare Ceresoli perché c'è la sua rimpallata, rischierebbe addirittura colpendo. Va alla costa. Sì, di perderne tre, sì. Quindi preferisce accostare. Sì, vediamo. La strada vediamo. D'altronde è quella percorsa dal suo compagno. Sembra corta. Sì, non ce la fa. Il punto non lo toglie. Non è giocata male, ma insomma il punto è stretto. Sì. E quindi ancora un punto per... 4-1 quindi per Montegranaro. Quarto gioco, 4-1. Quindi lentamente, ma insomma in maniera progressiva, e una formazione di Montegranaro sembra prendere un po' il largo. Sì. Anche in questo set, ricordiamo il primo l'hanno già vinto dopo una partita molto più equilibrata nel punteggio. Ottimo accosto ancora sul tiro corto di Montecassiano. Bersaglio,
quel gesto circolare indicava proprio questo da parte dell'arbitro. Allora vediamo Ceresoli, che quindi può tirarla di raffa dichiarando il pallino. Boccia che parte insieme al pallino, lo segue. Sì, anzi si incontrano quasi. Sì, l'ha colpita e tra l'altro l'ha presa talmente piena che... Punto a terra quindi per Montegranaro con Fasula, ora Lacoste. Sì, punto comunque abbastanza stretto. Vediamo se tocca la tavola laterale, no, non deve toccare nemmeno quella di fondo. Eccola. L'ha toccata. Nulla. Sì. Ci riprova. È un errore questo, non bellissimo per lui, avrebbe dovuto cercare di farla giocare anche magari per far poi bocciare eventualmente il suo compagno. Ormai quel che è fatto. Allora vediamo questo secondo accosto di Fasula. Lo impalla un po', però visto, si è allarga anche un po' la tavola di fondo. No, la sta segnando, quindi ha anche fatto il punto. Sì. Oltre. L'arbitro misura, ma insomma credo più per scrupolo, infatti segna anche Fasulo che il punto è preso. Fasulo, giocatore molto estroso della formazione bergamasca, e infatti toglie il punto alla bocciata di nuovo Rosati. Caratteristica, sì, partenza, guardate come è, sì, caratteristica. La colpisce tra l'altro avverso, bene. Buono. Bella questa sua bocciata, quindi torna appunto a terra il Montegranaro. Bocciata effettivamente sotto la sponda, quindi un po' agevolata dalla pendenza del campo per un destro. E ora vediamo cosa fa Davide Ceresoli. Di nuovo in accosto, tagliando sempre il campo come ha visto fare dal suo compagno. Questa, se non sbaglio, è l'ultima boccia a disposizione sì, del sì, Tritium. Sì, sì. Se non va a punto, deve almeno complicare la vita al Montegranaro, che sta conducendo 4-1. Punto a terra per il Montegranaro. Sì, vediamo... resta allora, insomma l'ha messa davanti, sì, dai, il perpendicolare al pallino, insomma non è un discreto complica guardiano. Un po', dai, sì. Complica un po' la vita al Montegranaro. Infatti, un Rosati punto a terra sicuro. Viene a vedere il gioco perché sta conducendo 4-1. In teoria colpendola avverso ne potrebbe mettere già due in terra. Insomma, gioco da sviluppare, infatti ci stanno pensando. Vediamo che decidono di fare Alvaro Montecassiano e Fernando Rosati. Guardano anche verso l'allenatore. Adesso hanno due bocce a disposizione, vediamo. Sì, provano a tirare al secondo. Rosati. Bocciata molto lenta, cerca il verso di precisione, passa Vuoto. Molto vicino Vuoto. Ma non lo colpisce. Quindi un punto sicuro, a meno che non facciano danni. Vediamo se riescono a portarne a casa due. Proverà sicuramente a tenersi largo rispetto alla boccia blu corta. Ora va all'accosto Montecassiano. Non rischierà di andare in boccia quella dell'avversario. Infatti la gioca molto laterale, vediamo se rientra. Sembra un po' fortina. Sì, niente. Niente, 1-0 comunque, un punto e quindi 5-1. Sì, continuano comunque insomma ad avanzare. Sì. Tre punti all'ipotetico secondo set. Vediamo se Tritium riesce a rientrare in gara. Il primo set è stato molto combattuto, deciso dopo 9 giochi. Al settimo erano 6-3, poi 6 pari. E infine... il doppio errore di Tosca che è uscito, sì, che ha fatto chiudere la partita alla formazione. Beh, ottimo questo accosto, sì, un bersaglio, possibilità ovviamente di tirarla di raffa, quindi. E vediamo la bocciata di Davide Ceresoli. Colpisce, pallino si muove, pallino finisce laggiù, boccia che si incrocia con il pallino ma non lo urta, quindi vicino alla tavola di fondo, qui fa il punto. Insomma, le bocce si mescolano un po' con il biliardo quando il pallino va laggiù. Montecassiano di spazio ne ha fin troppo per fare il punto. Sinora è stato piuttosto preciso, anche in questa occasione, bella boccia la sua.
Punto quindi per il Monte Granaro, punto a terra. La risposta di Davide Ceresoli, la sua bocciata. Rallenta molto, sfrutta la pendenza del campo, vediamo. La colpisce perfettamente avverso. Buono, bella bocciata. Buono, sì. Punto ora quindi per il Tritium. Buono anche questa bocciata stretto. Di Davide Ceresoli. Rosati che preferisce accostare. Metà campo per lui. La gioca in direzione della sponda all'altezza dei 22 metri. Allora vediamo questo suo accosto, non vediamo dove è il pallino, eccolo lì. Sì, sembra buono ma non credo io ce non l'abbia mi sbilancio. Fatto. Vediamo. Non credo ce l'abbia fatto, infatti scuote la testa anche il suo compagno, infatti no. Sono indecisi perché sì. Potrebbero tirarla. Rosati sta dicendo al suo compagno che però poi la bocciata sarebbe semplice per Fasulo in quanto sotto la sponda sì. laterale. Sembra che Rosati sia un po' un amante della bocciata, no? Quindi... No, no, ma stavolta era lui a opporsi. Sì. Era lui a dire sì, sì. Gli diceva per l'appunto che se anche l'avesse colpita poi avrebbe avuto una bocciata altrettanto semplice il suo avversario, quindi insomma non ha voluto... Quindi va all'accosto. Sì, sì. Tocca quella del punto. Gliela avvicina anche, Non lo so, questa è la prospettiva, in realtà probabilmente l'ha spostata un po' verso vediamo. In diagonale ma verso la tavola di fondo, quindi vediamo un po'. Sì, l'ha fatto l'ha perché vedo sì. Sì, perché vedo che boccia anche lui. Sì. Prova Alessandro la stessa bocciata vuoto. del suo compagno, ma non ci riesce. Vuota la bocciata di Fasulo sulla destra, quindi a favore di pendenza. No, scusami. Punto sempre per il Tritium. No, il punto è di Monte Granaro. Sta tirando, sì, sta tirando la boccia del punto. Quest'ottica a me non fa capire sì, bene. Sì, ma, no, ma l'ho visto dai segnali fra i giocatori. Il punto è di, tant'è vero, adesso l'ha tirata e va a guardare proprio perché okay. C'è il rischio in effetti adesso del rimpallo. Quindi se vuole tirare deve stare molto attento perché un rimpallo addirittura ne darebbe tre alla formazione. Sì. Quindi, insomma, quindi punto a terra per il Monte Granaro. Tre sarebbero la partita addirittura. E siccome però... D'altronde farne fare ancora uno a loro. Monte Granaro che sta conducendo 5-1. E infatti la tira, rischia. La rischia ugualmente. Stessa bocciata lenta. Più verso la tavola. Stavolta colpisce bene. Forse... No, uno, ne fa uno soltanto. Uno. Insomma. Un punto quindi per il Tritium. 5-2 per il Monte Granaro. Comunque insomma è stato importante anche... Riprendere il pallino in mano. Sì, sesto gioco che si è concluso quindi con un punto per il Tritium. Allunga visibilmente il tiro, ovviamente gioca anche in casa la formazione di Bergamo. Buona l'ultima giocata di Alessandro Fasulo che va all'accosto in questo momento. Non male anche questo, laterale, ma insomma una buona distanza. Vediamo se infatti Montecassiano punto laterale ci prova. Vediamo. Cerca di sfruttare sì, la stessa pendenza, ma la sua scende meno. Lungo questo accosto. Più che altro è rimasto un sì, po' largo. Sì, è rimasto largo per non è riuscito a far prendere la stessa pendenza sì. alla bocciata. Quindi. Ci prova quindi ora Rosati. Ma spacca in mezzo stavolta, non una bocciata perfetta, infatti rientra no. addirittura quella dell'avversario. Sì, quindi punto a terra per il Tritium. Bocciata che forse questo era il caso di provare ad eseguire sotto mano per cercare di rimanere sul gioco, se avesse spaccato comunque sarebbe rimasta almeno la sua, ma ha preferito un sopramano forse alla ricerca della precisione che però non ha trovato. Quindi. L'accosto di Monte Cassiano non è, no, non è un gran punto, tra i migliori però. Paradossalmente adesso costringerà ad accostare anche la formazione avversaria, quindi... Allora, vediamo l'accosto di Fasulo. La possibilità poi di ingarbugliare il gioco. Per vediamo se rientra, se fa la parabola. Sì, quanto basta, non è un gran punto, no, ma insomma lo fa. No. Punto a terra comunque. Lo fa, ha fatto un bel... Sì, insomma, no, un bel no, perché è rimasto largo, ma fa il punto. E infatti Rosati cerca di nuovo di... La parabola. Passare in mezzo alle due, vediamo.
anche Fasulo, sembra la tira da lui, se la guarda. Beh, sembra buona, forse un po' lunga, vediamo. No, buono. Punto quindi per Rosati. No, sviluppo interessante questo, perché il quarto punto è della sempre Tritium. Sì. Potrebbe addirittura tentare le due bocciate oppure accontentarsi, per così dire, di tirare la boccia per poi allora farne... vediamo Ceresoli cosa fa, la bocciata. Al punto. Ha tirato al punto, ma... Vediamo... Ha colpito la sua. Niente. Vantaggio, sì. Sì, ha tirato vantaggio. La boccia del punto, sì. Ma ha colpito la sua. Ricostruiscono i giocatori di Montegranaro. Allora, via la boccia di Davide Ceresoli. Sì. E adesso si rimette tutto come era prima. Non una bocciata impossibile. Deve passare in mezzo alle due, insomma, sono vediamo. Piuttosto larghe. Stavolta la graffia. Sì. Consente, se non altro, alla formazione di Bergamo City di continuare ad accorciare le distanze. Di rientrare 5-3 per il Montegranaro. Gli ultimi due giochi però sono andati al Tritium, che si è portato dal 5-1 al 5-2 e ora 5-3. Adesso decidono anche un po' la strada, la traiettoria da scegliere per il primo accosto. Pallino giocato lungo come di consueto dalla formazione di Bergamo. Allora il tiro di Fasulo, l'accosto di Fasulo sembra bello, sì. Ottimo. Solo leggermente oltre, ma insomma c'è. Molto buono. C'è. Immagino che infatti la tira ancora sopra mano lui. Giocatore in grado di tirare anche sotto mano. Buona la bocciata di Rosati. Rientra però quella del punto a terra, però sì, per il Tritium. Ora andrà all'accosto Montecassiano. Sempre da metà campo, cerca di emulare il tiro del suo avversario, del puntista avversario. La traiettoria è buona, ma un po' lungo sì. Passa vicino al pallino, lo sfiora ma non lo tocca. E ora Alessandro Fasulo all'accosto. Anche questa sembra ben giocata. Sì, sì, ottima. Sì. Aia, ci copre la visuale. Ottimo. Proprio sì, questa è ben messa. E adesso due pezzi, ma insomma... Vediamo cosa fa Rosati. È ancora un sovramano il suo. Spacca in mezzo. Pallino batte sulla sponda di gomma a tavola, al fondo del campo e torna indietro, vistosamente. Prende il punto, ma vantaggio della boccia e del Tritium, tutto sommato. C'è. Non è andata male la formazione di casa. Allora, l'accosto di Ceresoli. Non male, su strada. Non c'è. Molto stretto, ma su strada. Punto a terra, quindi, per il Tritium, che si è aggiudicato gli ultimi due giochi. Un punto per gioco dall'angolo, però prova a entrare dall'esterno, tiro che ha già fatto. Allora vediamo questo accosto di Montecassiano. Sì, toglie il punto abbastanza bene, la tirerà sicuramente Ceresoli, se colpirà un punto sì, a meno che non proverà un sottomano, ma a questo punto della partita non credo, infatti non si avventura. Colpisce, un punto per il Rosicchiano ancora. Sì. 5-4 quindi per il Montegranaro. Tanto dall'altra parte conducendo 5-1 e ora il Tritium è riuscito dopo tre giochi a portarsi sotto 5-4, quindi sì. Partita apertissima. Dicevo, Alan, sul campo adiacente il primo set è andato a favore del Manghi, del giocatore, del rappresentante della Tritium. E quindi ci si trova in questo momento sul 4-2, in corso il secondo set della seconda individuale, e questo è anche il secondo set della coppia, quindi sostanzialmente devono vincere tutti i set per pareggiare. Sì. I giocatori della formazione di Ascoli. Allora vediamo se Montegranaro riesce
Deve assolutamente vincere questo secondo set per almeno conquistare un pareggio. Sì, un punto non irresistibile quello di Fasulo. Tritium invece, se si aggiudicano questo secondo set, vorrebbe dire conquistare i primi tre punti di questo campionato. Quindi adesso però ha fallito Ceresoli, boccia importante, la boccia di Fasulo non è bellissima, Montecassiano ha levato molto bene, ma insomma colpire sarebbe stato importante per Tritium, che comunque ha conquistato un punto, diciamolo, il pareggio oramai ce l'ha in tasca, quindi il primo punto in questo campionato, vediamo se riesce a... Ha colpito in seconda, ma insomma adesso si espone alla l'affondata, come si dice in gergo tecnicamente, infatti gira la mano sotto mano per perfetta la raffata di Rosati, che resta sul gioco. Avete sentito l'urlo di un suo compagno di squadra, bel fermo veramente, importante anche a questo punto della partita. Vediamo adesso se Fasulo è intenzionato ad accostare, non tira il pallino, cerca di incastrare la sua ultima boccia e complicare la vita alla formazione di Montegranaro. Ci riesce parzialmente, anzi non troppo bene, rimane largo, possibilità di chiudere qui. Allora, il vediamo match. Di là intanto avete sentito il pubblico, c'è stato il pareggio del set da parte di Angrilli contro Angrilli e Montegranaro contro Manghi della Tritium. Montecassiano che cerca di mettere il settimo punto. Sì, ha l'opportunità come lo segue di chiudere qui, vediamo. Sembra, sì, questa è buona entrata. Quindi siamo punti a terra 7 a 4. Sì, Rosati la allora, boccia per ha pareggio. L'opportunità per chiudere. Pareggio dell'incontro e pareggio anche della sua partita di coppia. Ed ecco, infatti ci riesce perfettamente. E quindi 8 a 4 per Montegranaro, che si aggiudica anche questo secondo set. Pareggio in rimonta nella formazione di Ascoli. Sì, sì. E quindi carattere. Conquistano entrambi il primo punto questo campionato. Soddisfazione per entrambe, dai, con forse Montegranaro che comunque sta mostrando un po' di sofferenza in questo inizio di campionato. Le mie impressioni adesso sono buone, perché questo era un incontro, diciamo, fra due squadre che avevano zero punti, diciamo un incontro, uno scontro salvezza, perché certo si era messa male per noi, perché sai, eravamo sotto il primo turno 3-1, poi eravamo 4-2, poi abbiamo fatto una bella rimonta, penso che alla fine ce l'abbiamo anche meritato questo pareggio, perché penso che abbiamo giocato anche bene, abbiamo giocato. 3-1, purtroppo questa è una competizione molto difficile, la mentalità d'otto, i giocatori sono quelli là, sono bravi, ci sono giocatori che sono bravi nelle gare, ma nelle competizioni ci vuole qualche cosa in più, bisogna stare sempre con i piedi a terra. Comunque io ho molta fiducia di questa squadra, perché sto vedendo che con le sconfitte e con i pareggi ci stiamo unendo di più, e ci credo che noi ci possiamo salvare a fine campionato, perché Manghi e Tosca li conosciamo tutti, sono due campioni che piano piano faremo bei risultati anche con i grandi campioni che tutti conosciamo chi sono. E allora Francesco, stupisce un po' sentire parlare i giocatori del Montegranaro di salvezza, discorso invece diverso per il Tritium, squadra neopromossa. Ti stupisce invece la classifica con il Fashion Cattle, unica squadra a punteggio pieno? Non più di tanto, la Fashion Cattle è sicuramente una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. Per quanto riguarda Montegranaro, sicuramente invece, ecco, questo sì, perché loro l'altro anno sono arrivati quinti e sono stati effettivamente la rivelazione dell'anno. Perfetto, grazie mille a Francesco Ferretti per il suo prezioso commento tecnico, e da Trezzo d'Adda è tutto per la terza giornata del campionato di Raffa, e io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Che poi è corso da sbagliare lui.